Play. E ciao a tutti, scuole e pesciolini, sono Mami di Diddy Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo strepitoso... Ragazzi, è troppo bello sto video, è troppo bello, ne sono successe di tutti i colori, abbiamo sclerato in tutte le lingue del mondo, ma siamo riusciti anche nel nostro obiettivo. Cattureremo un dannato T-Rex, scrivete le proposte dei nomi nei commenti, importantissimo, e diamo i nomi ai dinosauri in base a come ce li avete suggeriti. Le coordinate, cazzo, vi devo dare le coordinate. Ok, le coordinate sono latitudine 25, longitudine 51, quindi a questo punto ci potete venire a trovare. Detto questo, non dovrei dire nient'altro, non devo salutare ancora nessuno perché ho salutato negli altri video. Cominciamo il video, ragazzi, perché sarà veramente troppo bello. Io vi giuro, se ci penso a quello che ci è successo in sto video, non ci dormo la notte. Allora, ragazzi, cioè, guardate, le basi volanti, i peggio bug, cioè, io vedo la base a buchi, vieni qua, Lanfranco. Guardate, vi giuro, cioè, Lanfranco, prova a camminare su quella base, appena puoi. Non mi fa dire. Eh sì, perché c'è una base volante in giro, non ho capito perché. Ah, cioè, praticamente i pezzi che io vedo mancanti stanno lì in aria. Guardate, lui cammina nell'aria, cammina. No, vai un po' a sinistra. Guardatelo, cammina nell'aria. Infatti manca un pezzo e due di quelle lì di Chainlink. Oh mio Dio, non ci posso credere. È impazzito Ark o il mio computer, forse il mio computer. Ma va bene. E comunque, ragazzi, per costruire la base sul Quetzal e dovete, insomma, metterci delle foundation. Il massimo che riuscite a mettere è 4, quindi dovete posizionarle bene. E poi andate di ceiling, quindi di tetti, tutto al lato. Ne potete mettere massimo 2 per lato e vi viene una base enorme. E poi vi succedono sti bug qua. E oggi l'obiettivo sarà quello di catturare un T-Rex. Ci siamo preparati di tutto punto. Abbiamo... mi lagga come la bestia. Abbiamo il nostro frigorifero con della Primate. Ne abbiamo 36 pezzi, quindi dovrebbe bastarci per l'addomesticamento. Io ho, non potete capire quanti proiettili tranquillizzanti, ne ho un centinaio, quindi lo potete capire. Poi ho 300 quanti narcotici? 400 narcotici. Ragazzi, siamo armati tutto punto. Ma prima di cominciare vi voglio far vedere che ho dato i nomi che voi mi avete suggerito nei commenti. Quindi piccione al forno al dodo dorato. Poi ci stanno gli Argentavis. Argentavis 1. Ma perché mi laghi così? Che l'abbiamo chiamato... Questa è l'Aquila Reale. Questo è un nome che le abbiamo dato noi. E poi c'è Brave Bird, che è il nome che mi avete suggerito voi. Albarionix, visto che non ci avete dato suggerimenti, l'abbiamo chiamato Spilungone. E io accetto ancora suggerimenti, scrivetelo nei commenti, per il Quetzal e per i nuovi arrivati che mi auguro cattureremo oggi. Ma da qualche parte, dopo, cioè, oggi siamo stati tipo un'ora e mezza, ragazzi, qui a prepararci tutta sta roba, la base, i materiali, poi abbiamo iniziato a crashare. In tutto questo, dove siete spacciati? Ho fatto la sella per il T-Rex. Bravo quel film! Ma bravo! Quindi, ragazzi, se tutto va bene, a fine video avremo un T-Rex nuovo di Zecca. Io intanto qui ho fatto un po' di raccolta di merda, perché nei prossimi video vorrei fare una cavolo di serra. Però a sto punto non la facciamo di solo di vetro, perché il vetro si distrugge nel giro di pochi giorni, ma la facciamo di vetro e metallo. Ok, allora siamo pronti per spiegare le ali e partire verso... È buggatissima sta base del Quetzal. Siete spacciati? Io non so come andrà a finire oggi. Perché io mi blocco? Vai, tu parti, andiamo a trovare sti benedetti... Oh! Ehi, wow, è lì di fronte, in quell'isola, nell'isola dimenticata da Dio e da qualunque... Sì, nel vulcano, ecco perché ci siamo un attimino preparati, ragazzi. La strategia sarà... Oh mio Dio, vedo cose rosse. Ah no, sono solo le... Sono gli alberi che non vengono caricati. Ok, vedo un T-Rex, fermo. Non è... Dove sta? Qual è? Livello 20. Che dici? Sta? È sulla sinistra. Ci accontentiamo di quel livello 20?
Senti, prova ad andare davanti a te sulla parte in pietra. Vediamo se troviamo altra gente lì, magari un pochino più isolata, perché qui c'ho il cago. Ci abbiamo il T-Rex dietro al culo. Comincia, penso, l'addomesticamento, signori. Vorrei far notare quanto siamo, voglio dire, avvantaggiati con un Quetzal a catturare i T-Rex, piuttosto che quel cavolo di Argentavis che era ogni volta gli prendevo le zampe e siete spacciati. Cioè, oh cavolo. Qui ci abbiamo, sì, la paura che, voglio dire, di cadere, però... Ah, c'è un Velociraptor che ci sta seguendo, ci abbiamo mezza fauna locale che ci segue. Ragazzi, il T-Rex scappa, quindi siamo a buon punto. Dovrei vedermelo comparire, eccolo qua, vieni bello. No, mancato. Si è buggato un attimo su quella roccia. No, cazzo, sono bloccato su un albero. Porca di quella zozza, schifosa maledetta. Che... Ragazzi, nella sfiga mi sono buggato malo. Sì, ma io mo come lo sparo a quello? Ma porca di quella, spostati un attimo. Preso. Senti, ti conviene lasciarmi su una roccia alta e mi vieni a riprendere con la base. Porca miseria, ragazzi, sto sparando il nulla. Ma porca di quella zozza. Lasciami su un punto in piano. Oh, sì, qua. Ok, va bene qua. Benissimo, sono salito. Andiamo, continuiamo l'addomesticamento, in qualche modo, forse. Ok, il nostro tenero amichetto ha deciso che il suicidio era la miglior mossa per evitare l'addomesticamento, quindi dovremo andarci a trovare un altro maledetto. Ma perché? Perché succede? Cioè, mi sono buggato su un albero, ma come cazzo è possibile? Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oggi tra la scheda video che crasha, i T-Rex che fanno gli stronzi e la base del Quetzal che si bugga, io non ho idea di che cazzo verrà fuori. Però, allora, innanzitutto, tu sei il T-Rex che ci interessa? Sì, infatti è ancora incazzato. Ti sparo, maledetto. No, vai un attimo più avanti, Lanfranco. So che c'è il muro. No! No, 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 no. Noi non dobbiamo più stare vicino ai muri, Lanfra. Sono caduto di nuovo. Porca di quella zozza. Ma c'è qualcos'altro che ti insegue? È un delfino. Sì, vabbè, è un delfino, chi se ne frega. Da quando il delfino? No, ma non mi fa male il delfino, chi se ne frega del delfino? Ah, ok, no. Ah, vieni qua, 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 vieni qua. Cosa facciamo? No, potevamo fare la salita. Veloce. Veloce. Oh, via, 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 via. Ti sparo, maledetto, stronzo. Ok, ragazzi, sta scappando da un po', quindi in teoria dovrebbe cadere a breve, speriamo. Non ti avvicinare troppo alle rocce, sennò finiamo male. Ok, dai, ti prego, devi cadere, maledetto. E addormentati. Speriamo che non lo faccia in acqua, ragazzi. Io c'ho 59 proiettili, dovremmo farcela. Ogni tanto vedo lo zoom della faccia del T-Rex, sapete com'è? Un po' mi fa spavento. È la decima volta che diciamo sì, sta scappando, però... Dannazione. Morici? Addormentati, maledetto. Non andare verso i tuoi amici. Non ti verrà a salvare nessuno, ti prenderemo solo noi. Ragazzi, il rischio della vita. Io sono sceso, male che vada, corro. Tanto questo pirla non dovrebbe farci troppo male. Cioè, se mi prende mi fa male. Però ah! Ah! Cazzarola maledetta! Scappa, no, 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 non sta scappando. Ma devo salire. Uccidilo. Oh, vieni qua, maledetto T-Rex, dormici. Vai. Dormici T-Rex, dormici bello T-Rex. Ma che, ma che cazzo ne so, gli sto sparando i colpi della vita. Ne sto sparando 8. Stanno arrivando da me. No, sta ma, con un altro. Oh, Bonino. Cazzo. Cazzarola. Vai, andiamo. Stai. Un cazzo. C'ho un cazzo di vita. Il va 12. Cazzo è? Che fa? Dorme? No, sta mangiando qualcosa. Maledetto, sta cagando. Per rifilarsi. Ragazzi, stiamo sfruttando questo maledetto bug per farlo uscire dall'acqua. Mi raccomando, mettiti sempre dietro di lui, perché sennò rischiamo. Si è addormentato. Si è addormentato. Scendiamo. Ok, ragazzi, è morto malissimo. Si sta... Madonna, che cosa gli sta succedendo? Si sta dimenando brutto.
Oh mio Dio, quanto sei schifoso quando ti dimeni così. Almeno ragazzi, ci stiamo prendendo la Primate. Una magra ricompensa perché abbiamo sprecato un bordello di proiettili. Mentre lui è in volo tranquillamente. Ok ragazzi, ora proviamo a farci un T-Rex di livello più basso onde evitare i problemi. Il dinosauro dov'è? Dietro di noi. Precisamente di noi, ok, quindi non vado dietro. No, rimani così che io gli sparo un po' in faccia. Qua. Mi sta odorando. Ti sta odorando? Si sta muovendo però il bastardo. Sta avanti di nuovo? Ma sta già scappando. Che cavolo. Ma no, nell'acqua, ma hai rotto i coglioni. Ma sei un pezzo di merda. Che ragazzi, sembra essersi bloccato su questa altura e lo stiamo sparacchiando in faccia con le frecce, purtroppo, perché i dardi ne ho pochi, non voglio sprecarli. Oh, dorme. All'arrembaggio. Ok, io lo difenderò fino alla morte. Maledetti. Fermo qua, fermo con sto coso. Dove vai, devo prendere la Primate. Ehi, vieni qua, Quetzal. Ragazzi, quanto sarà veloce prendere sto T-Rex. Ha mangiato un pezzo di Primate. Speriamo che si può prendere, perché sennò come cazzo lo portiamo dall'altra parte. Vabbè, lo facciamo nuotare. Sti maledetti cosi nuotano come la merda. Non può nuotare. Come non nuota? Perché selvaggio nuota e ora non dovrebbe nuotare? Perché non ce la fa di stamina, muore. E ci facciamo una zattera qua, veloce. Non anzi, la vogliamo... no, la possiamo allargare. Possiamo provarci. Zattera. E intanto la vogliamo costruire una zattera. Ha un peso la zattera. Ma non ti preoccupare, questo è Ark, c'hai bug. Allora ragazzi, non manca molto. Ha mangiato due di Raw Primate. Quindi comunque la nostra strategia ha funzionato. E che non abbiamo fatto i conti dei bug di Ark. Andiamo con la zattera, Mario, perché non ce la fa. Allora, costruiamo una zattera e lo portiamo via, ragazzi. Perché non lo può portare via il Quetzal. E il T-Rex si è timato, ragazzi. Magnifico. Ovviamente. Dove cazzo te ne vai col Quetzal? Oi, che è sta già? Piano. Ciao puccioso carino. Ragazzi, scrivetemi nei commenti come volete nominarlo sto T-Rex. Mi fai prendere la sella gentilmente? Ora andiamo a farci un passo, un giretto. Oh, ti serviva della pelle? Oh, la fibra? Ora la prendi. Madonna quanto sei bello. Voi intanto scrivetemi nei commenti come dobbiamo chiamarlo questo. Madonna, questa è un'arma di distruzione di massa. È molto più bello dello Spinosaur. Ma quanto sei bello. Non so come ci stia un T-Rex su una zattera. Ma provato, e funziona. Allora in pratica ci abbiamo la corvette antiaerea dall'alto che segue il trasporto speciale dal basso. Mi sento tanto. Soprattutto perché tu perdi secondo me. Può essere. Sì. Beh, ma riesci. C'ha la zampa sulla cazzo, no, di cosa. Ce la fai. Ci provo, eh. Mina. Non sarà semplice guidare con un culo di T-Rex in faccia. Però ci provo. Dannazione cellulare maledetto. Ma ce la fai a camminare? No, non cammina. Si non gira pesante, solo l'ho detto. Perché è troppo pesante? È troppo pesante il T-Rex, non ce la fa. Dobbiamo costruire una nave da guerra per portarcelo. La vedo molto pericolosa. Non viaggiare troppo sul mare. Anche tu, vai a sinistra, piano. Ma che cazzo stiamo facendo? Oh mio Dio, non è questa la nostra isola. Le mie idee, mamma. No, è questa la nostra isola. Oh cazzo, questa idea sta funzionando di brutto. Fermo che faccio la screen. Ok ragazzi, siamo riusciti a portare il T-Rex a casa. Non so ancora come. Non ci posso credere. Oh mio Dio. Abbiamo un T-Rex. Magico Quetzal. Io lo chiamo. Ragazzi, se non gli date un nome lo chiamo Magico Quetzal. E ci abbiamo il nostro piccolo T-Rex. Ti è, fatti un giro alla Strike. Le mie idee, porco Dio, ma. Le mie idee di Strike. Ehi, che cazzo mangi tu? Stai buono. Non mi mangiare i dinosauri, capito? Sono amici questi. Stai calmo. Oh mio Dio, che cazzo di denti c'hai. Comunque, Sprike, se ci spolliciano tanto, ma proprio tanto, cioè almeno ragazzi dobbiamo avere 30 pollici in su, proviamo a catturare un T-Rex di livello 80 o insomma dal 70 in su nei prossimi video. Che ne dici? No. Dai, io la faccio. Lascia qua, vedi, solo...
da pensiero, gli è crashato. È svenuto. Solo al pensiero di farlo è svenuto. Grazie per averci guardato, per esservi divertiti anche oggi, anche questa domenica con noi. Se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta, ma soprattutto condividilo per sostenere la serie, il canale, per sostenere tutti questi big dinosauri. E se sei arrivato fin qui, Steam addirittura. Gli sta crashando tutto. Meno male che non crasha a me, perché oggi mi è crashato già 800 volte. Anche perché stavi guidando. Se crashavi svenuto su un Quetzal al volante mentre sparavamo ad un T-Rex, era un attimino più complicata la situazione. Oppure mentre stavo su un albero così a sparare ad un T-Rex. Comunque, no, ragazzi, se ci penso, le cose che sono successe oggi, non è possibile. Mi giuro, non, ragazzi, è possibile. Non per dire, siamo dalle 11, dalle 11. Sì. Per cioè, sono l'una e mezza. Non a giocare. Alle 12 e mezza abbiamo iniziato a riccare. Alle 12 e mezza. Un'ora cioè, e mezza per i materiali e un'altra ora e mezza per catturare quel cazzo di T-Rex. Di T-Rex. Perché lasciavamo e si buggava tutto. Si buggava il Quetzal, ci buggavamo noi, Bandicam che non registrava, mali mortacci. Comunque ragazzi, se siete arrivati fin qui scrivete nei commenti hashtag le idee salvavita. Le idee salvavita, ci faremo una serie penso sulle idee salvavita. E io ti accetto la testa. In ogni caso, ci vediamo nel prossimo video per la prossima settimana. Un saluto Sharksian a tutti. Ciao a tutti!